dalle testimonianze di Visca. Noi ogni giorno siamo pronti a chiedere, ma poco a dare. Invece, dovremmo essere più felici quando si è pronti a dare qualcosa, quando siamo pronti a dare qualcosa di noi stessi. Allora, anche le grazie arrivano prima. Non bisogna rivolgersi nella preghiera dicendo: io oggi voglio questo, io ti chiedo quest'altro, eccetera. Sembra quasi una compravendita. Io ti chiedo questo per avere una cosa in cambio. Questo modo di fare ci porta poi ad allontanarci da Gesù e Maria, appena abbiamo ottenuto quello di cui avevamo bisogno, per poi ritornare quando abbiamo bisogno di qualcos'altro. La Madonna da mamma capisce che questo è un modo sbagliato di comportarsi. Uno deve essere pronto a dare qualcosa di piccolo, un sacrificio, e quando si dà qualcosa, allora si può chiedere e le grazie arrivano. Non dobbiamo poi chiedere dicendo: io oggi ho bisogno di questo. Non bisogna anteporre ciò che io voglio, ma quello cui il Signore vuole. Bisogna mettersi nell'ottica di essere a disposizione di Dio e dire: o Signore, Tu conosci i desideri del mio cuore. Io Ti offro le mie sofferenze. Fai come Tu vuoi. L'importante è fare la volontà del Signore.